tantissimo perché hanno l'obiettivo di centrare un piazzamento Champions, che vorrebbe dire tanti soldini e quindi anche continuità di progetti in vista della prossima stagione. Il Napoli non molla, il Napoli soprattutto ha ripreso il passo che era stato netto e convincente prima dello stop in casa della Juventus, una vittoria, la nona in trasferta in questa stagione sul campo di una Sampdoria che ci ha provato a recuperare la situazione di svantaggio, però due dati da mettere subito in evidenza: compattezza e organizzazione che sono valsi nel primo tempo un possesso palla addirittura prossimo al 70%, il gol bellissimo di Fabián Ruiz che dimostra di essere giocatore imprescindibile per dare qualità alla manovra, a patto che lo si tuteli un pochino, lo si sgravi da compiti particolarmente difensivi, e da questo punto di vista il contributo di Demme è preziosissimo, assolutamente preziosissimo. E poi ancora la forza dell'attacco. Giustamente i colleghi di Opta, che sono attentissimi alle statistiche, hanno definito l'attacco del Napoli, che è multiforme, che ha diverse soluzioni, perché alcuni vanno in campo dal primo minuto, altri possono subentrare, sparigliare, cambiare anche le carte, cambiare anche l'impostazione della manovra. Eccolo qui il dato interessante: il Napoli è una delle sole due squadre a vantare sei giocatori con almeno 5 gol segnati in questa stagione nei top 5 campionati europei, nei primi 5 campionati europei, insieme al Manchester City. Pensate qual è il termine di paragone: ci sono tutti gli attaccanti che vedete che sono andati a segno, quindi un plotone. Ecco, se si riesce a mantenere e garantire l'equilibrio, il Napoli lì davanti può far male sempre e a chiunque. Dimostrazione ne è stato anche il gol che ha chiuso la partita a Marassi, siglato da Victor Osimhen, imbeccato da un rifinitore che ha numeri eccezionali ancora, che è Dries Mertens. Quindi tre punti che fanno morale, fanno soprattutto sostanza e classifica in vista della prossima settimana, o meglio, si incomincerà domenica ospitando al Maradona l'Inter, che è ormai prossima a brindare al suo scudetto. Mancano 13 punti alla squadra di Antonio Conte per ottenere la matematica certezza della vittoria del titolo. Eccola qui la classifica aggiornata: Inter ha più 11 rispetto al Milan che insegue. Vedete il nugolo di squadre in lotta per la Champions: Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, la Lazio un po' più indietro, però attenzione, la Lazio deve recuperare la partita con il Torino e in caso di vittoria rientrerebbe prepotentemente in scia del Napoli. Un po' più staccata invece la Roma, che però sta continuando il suo percorso molto brillante in Europa League. Rimaniamo sulla classifica perché, fatemela vedere ancora, è interessante anche fare due considerazioni sulla zona bassa. Il Cagliari è staccato al momento a 5 punti dal Torino. Il Torino, quart'ultimo, è la prima squadra che si salverebbe, stando così, ecco, alla graduatoria, con una partita in meno. Poi ci sono Fiorentina e Benevento a quota 30. E il Benevento, che ha perso ieri sera per 1-0 contro il Sassuolo per autorete di Barba, non può ritenersi del tutto al sicuro, quindi deve fare ancora qualche punto alla squadra di Inzaghi per poter centrare un risultato storico, sarebbe storica la permanenza in Serie A. Tornando al Napoli, vi dicevo, l'Inter domenica sera al Maradona e poi giovedì ancora a Fuorigrotta la Lazio. Ecco, mi fate vedere anche il programma, le 8 sfide che mancano al Napoli per definire la sua stagione, al Napoli di Gattuso. Questa è la volata Champions con gli incroci, magari ci ritorniamo più avanti. Dovremmo avere nel dettaglio proprio l'ordine delle partite che il Napoli andrà ad affrontare per chiudere questa sua stagione. Ci sono Inter e Lazio in casa, poi si va in casa del Torino e il Cagliari al Maradona. Quindi, allora, due squadre di alta classifica, poi due squadre in lotta per non retrocedere. Poi al picco di La Spezia contro uno Spezia che potrebbe essere a quel punto della stagione virtualmente salvo, Napoli-Udinese anche in questo caso con l'Udinese presumibilmente salvo, la Fiorentina alla penultima giornata e il Verona all'ultima, la squadra di Juric, anche in questo caso potrebbe non avere nulla da chiedere più alla sua stagione. Quindi io ritengo e vi chiedo, non so se siete d'accordo, determinanti le prossime quattro? Determinanti le prossime due, innanzitutto al San Paolo Maradona di Fuorigrotta contro Inter e Lazio, e soprattutto quanti punti credete debba fare il Napoli per poter centrare l'accesso alla Champions League?
0815549988 per intervenire in diretta. Siamo in diretta anche sulle pagine social, sulla pagina Facebook di Canale 8, e vado a salutare Tommaso Mandato, che invece è in collegamento Skype con noi come di consueto il martedì. Ciao Tommy. Ciao Silver, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Buonasera e bentrovato. Ampia la mia premessa, l'introduzione, però sicuramente credo interessante anche dal tuo punto di osservazione. Sono curioso di ascoltare la tua analisi, ad incominciare dalla prestazione che io ritengo molto molto convincente in casa della Samp. Tommy. Ma io condivido, ho dato una valutazione molto positiva, perché in questa fase della stagione quello che conta è essere pratici. Il Napoli deve fare quanti più punti possibile. Ci troviamo di fronte a un finale di campionato inaspettato e anche, voglio dire, sotto certi aspetti anche attraente, perché erano da anni ormai che non si vedeva un campionato anche per le zone, per i posti in zona Champions, così combattuto. E il Napoli ha dimostrato che una volta reintegrati tutti i propri giocatori nella propria rosa e avendoli tutti a disposizione, se la può giocare fino alla fine, passando anche da quelle che sembrano partite facili, come può essere quella di domenica scorsa con la Sampdoria, che invece dobbiamo stare attenti, soprattutto quando incontriamo squadre che non hanno nulla da perdere, perché giocando loro liberamente possono esprimersi al meglio. Il Napoli è stato bravo a condurre il gioco, a dettare quelli che erano i momenti, a accelerare, e ci sono delle note positive, come una grande partita di Fabian Ruiz e soprattutto un grande ritorno da parte di Osimhen, che inizia a far vedere quello che è il suo valore. Prima di andare al telefono ti chiedo una cosa che è relativa alla difesa, perché Gattuso, contrariamente dalle scelte che avevano caratterizzato la sfida in casa della Juventus, è tornato all'antico, nel senso di Lorenzo confermatissimo a destra, e non potrebbe essere altrimenti perché vive un momento particolarmente felice. Koulibaly con Manolas e Mario Rui, sempre spigoloso, è un agonista che secondo me fa comodo sempre ad ogni squadra di calcio, un giocatore con queste caratteristiche, a sinistra in luogo di Isai. Credi che sia questo l'assetto base della difesa del Napoli, quello che almeno ti può dare maggiori garanzie? Ma in effetti questo è l'assetto base che il Napoli, credo, all'inizio del campionato voleva utilizzare, fermo restando l'alternarsi sulla sinistra, la speranza di potersi alternare sulla sinistra fra Mario Rui e Goulam. Per quanto riguarda la coppia centrale, è chiaro che Manolas anche questa volta ha mostrato alcuni momenti di non particolare attenzione, però una cosa è giocare con Maximovic vicino e l'altra con Koulibaly. Voglio dire, cresce sicuramente anche Manolas, perché si sente maggiormente protetto anche dall'altro centrale, per cui credo che la base difensiva sia questa, e il Napoli anche contro l'Inter presenterà la stessa formazione. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silvio, buonasera, sono Manuel. Ciao Manuel, benvenuto, buonasera. Ciao Tommaso. Ciao Manuel. Mi hai fatto un assist. Lo so. Vi chiedo, che Napoli ci siamo persi quest'anno? Silver. Sì, Manuel, è stato argomento centrale della nostra chiacchierata di ieri sera, perché infatti vi ho seguito. No, ad un certo punto io sento e ho sentito troppe critiche per partito preso. Ti dico la verità, a Gattuso, al suo staff, alla squadra, come se non avessimo gli occhi e non avessimo le conoscenze e non sapessimo i fatti per giudicare. E c'è stato un periodo piuttosto lungo nel quale il Napoli di Gattuso non era giudicabile, perché erano assenti troppi giocatori, perché si è fatto un casino enorme dopo la partita di Verona lo sai chi è che li giudicava? Quelli che vanno contro la società, quelli che vanno contro al Napoli. Aspetta, quelli che vogliono trovare qualcosa per scrivere. Manuel, fammi concludere. Vai, scusami. No, fammi concludere, perché così non perdo il filo. Dopo Verona si è fatto un casino enorme, perché non bisogna poi dire, ecco, in maniera anche un po' ingenua, non dobbiamo fare i finti ingenui, le notizie sono uscite così per caso che la società cercava un'alternativa a Gattuso. No,
c'è stata anche la volontà, diciamolo pure, Tommy, di far uscire determinate notizie, di alimentare quella stampa che, come dici tu, cerca argomenti per scrivere. Ma se gli argomenti ti sono messi praticamente, te li mettono sul piatto, non saresti un buon professionista se non seguissi la scia e se non li approfondissi, perché era la verità delle cose. Cioè il Napoli dopo Verona, la società non era più convinta del lavoro di Gattuso e si è guardata attorno. Questo purtroppo, Tommy, vengo da te, questo purtroppo ha fatto perdere al Napoli convinzioni, certezze, ha creato caos, ha fatto perdere punti, fino a quando si è poi capito, attraverso un'intesa di fatto sottoscritta, che la cosa più importante è la posta in palio, che bisogna cercare di centrare la Champions per mantenere la dimensione complessiva del club. Oggi vediamo, e ieri sera Marcolin nel suo focus è stato bravissimo secondo me, oggi vediamo all'opera una squadra che è organizzata, e questa organizzazione non viene fuori per caso, ma perché si lavora. Dell'Inter. Era la squadra che ha fatto il campionato fino alla partita contro l'Inter dell'andata. Ma diciamo che, per rispondere sia a te che a Manuel, purtroppo ci siamo fatti... Io dico come rammarico, Tommaso, come rammarico, no, infatti ti dicevo proprio questo, secondo me purtroppo ci siamo fatti male da soli, nel senso che non parlo al plurale maestatis proprio per cercare di evitare polemiche, nel senso che non abbiamo saputo gestire, così come è successo anche altre volte, un periodo, diciamo, nero, sfortunato, un periodo in cui chiaramente ci girava tutto contro. Invece di compattare... Però perdonami, Tommaso, scusami se ti interrompo, non sono tanto d'accordo con questo che tu dici, perché non saper gestire un qualcosa quando tu hai una rosa a disposizione, tipo chi faccio giocare ma io non facevo riferimento, scusami, fammi finire un attimo il discorso, così Manuel, scusami, fai finire Tommaso, poi dopo entri tu, perché ti faccio confusione. Ci siamo fatti male da solo, perché praticamente non abbiamo saputo gestire la situazione, in quanto quando c'è stato questo periodo in cui le cose non andavano bene, invece di compattare tutto l'ambiente, cosa che raramente succede purtroppo qui a Napoli, è iniziato chiaramente uno scarico a barile su quelle che potevano essere le colpe. E le colpe le colpe partono principalmente dalla società, perché la società, non tanto per quello che è successo, perché ormai siamo abituati che il nostro presidente all'improvviso sbotta senza freni e quindi chiaramente non riesce più a contenere quelli che sono i suoi pensieri, razionali o irrazionali che siano, ma il problema è che vengono fuori quelle che sono le lacune all'interno della società, cioè la mancanza di dirigenti, di persone, di figure che sappiano gestire i momenti di crisi che ci possono essere. È chiaramente stato mandato allo sbaraglio Gattuso, il che significava praticamente creare un solco tra la squadra e il proprio allenatore, cosa che non è riuscita, fortunatamente. E chiaramente, grazie poi al ritorno di tutti i giocatori a disposizione, il gruppo è diventato abbastanza coeso, questa è una cosa fondamentale, e ha riconosciuto il valore dell'allenatore. Ma senza, per ritornare alla tua domanda, senza tutti questi infortuni e tutta questa situazione grigia, ci saremmo divertiti molto 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 di più. Tomma, ti rispondo e poi dico un'altra cosa e poi lascio spazio agli altri. Io su questa cosa che hai detto sono d'accordo. A Napoli si dice una parola è poca e due sono assai, ok? Indubbiamente Silver, i giornalisti devono fare il proprio dovere, devono fare i professionisti. Però quando Tommaso dice proprio bisognava fare gruppo, c'è una cosa che denuncio da anni, che a Napoli, proprio in generale, se tu vai a vedere, ci sta un monologo di Nino Taranto che dice, per esempio, quando è fatta una cosa a Milano, la sa tutto il mondo, quando si fa una cosa a Napoli, e che si è fatto? È quello che manca a noi. Allora, anche la stampa, qualche volta, datevi un pizzico sulla pancia, non la fate uscire... perché non pensi che De Laurentiis vi ha torturato a dire fate uscire la notizia, fate uscire la notizia. Io parlo in generale, anche negli anni passati, anche nell'anno di 3 anni fa, quando stavamo per vincere lo scudetto, è quello che manca a noi, proprio tutto, la compattezza. Ma io dico stampa, tifosi, società, mancanza di comunicazione, come dice Tommaso, sono d'accordo. L'ultima cosa che voglio dire, poi lascio spazio, sta girando, perché vedendo anche varie trasmissioni, tu dici ma non le guardare, non te ne... sta girando voce che il VAR contro al Napoli con la Juve non ha funzionato per la questione del fallo di Chiesa.
ok? Possiamo ricordare a questi scienziati del calcio che se l'arbitro andava a vedere il VAR non ci arrivava proprio al fallo di Chiesa in quanto c'era un fuorigioco di Morata? Sì. Allora questa cosa dà fastidio, perché poi noi passiamo per cialtroni, per imbroglioni, ok? Detto questo, non è che è una scusante. No, Manuel, perché... Manuel, su questo discorso, sai, quando mi etichettano in qualche modo particolarmente offensivo, io vedo chi me lo dice. Se imbroglione te lo dice chi immagino lo abbia scritto, allora lascia il tempo che trova, Tommy. No, quello sì. Comunque sono d'accordo con te su ieri sull'analisi che Demme veramente è il perno, è il motorino. Io l'ho definito il ciccio romano del Napoli di Maradona, che quando lui venne cambiò le sorti del centrocampo. Demme, quando è venuto già a gennaio dell'anno scorso, già si vedeva che faceva un ottimo collante tra i reparti. Quindi io me lo tengo stretto e speriamo che io da tifoso darei, diciamo, un'altra chance a Gattuso, ma non perché lui la deve avere, perché lui non è stato messo in condizione di lavorare, di fare, quindi farei togliere i sassolini dalle scarpe da Gattuso, però lo sai, abbiamo a che fare con tante cose. Vi saluto, è stato un piacere, sempre Forza Napoli, e ti dico una cosa, domenica giocheremo con la maglia di Marcelo Burlon contro l'Inter, ok? Va bene, va bene. Grazie Manuel, ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, tanti, ciao, tanti argomenti voglio rispondere. Manuel, non sono d'accordo sui giornalisti, cioè i giornalisti devono fare i giornalisti. Stop. Poi ognuno lo fa seguendo una particolare convinzione o la propria deontologia, ma il giornalista deve fare il giornalista. Ma diciamo, Silver, per uscire da questa situazione, che come al solito in ogni categoria ci sono quelli buoni e quelli meno capaci. Per sì, cui... però Tommy, scusami, nel caso del Napoli di questa stagione, ragazzi, penso che il quadro fosse fin troppo chiaro, no? Le notizie sono uscite, i vari, dai Benitez ai Sarri alla chiacchierata con Allegri. Sì. Ma... Esce sempre dalla società, sicuramente sono anche pilotate. Quello che forse ha dato fastidio e dà fastidio, e soprattutto penso che abbia dato fastidio lo stesso Gattuso, sono gli attacchi alla persona. Quelli sono inconcepibili, per cui sono inqualificabili, e nello stesso tempo sono il motivo per cui Gattuso non ritornerà mai più indietro, perché sa che chiaramente sono partiti dall'interno dell'ambiente, dall'interno della società, e qualsiasi pace anche momentanea significherebbe poi farli scatenare in un secondo momento, quando le cose, come può succedere in una stagione, non vanno bene, e quindi chiaramente è una garanzia fittizia che sicuramente Gattuso non accetterà. Talmente giusto quello che dici, che i commenti e le offese mediatiche alla figura, all'uomo prima che il tecnico, io quelle cose lì non li considero dinamiche giornalistiche. Hai ragione. Assolutamente, quelle sono cose estranee ai racconti giornalistici. Poi, Morata in fuorigioco in Juventus-Napoli. Ragazzi, nei Juventus-Napoli l'arbitro centrale Mariani e Di Paolo hanno combinato un macello, tanto è vero che sono stati diciamo sospesi, sono rimasti a casa per un turno, e che poi Rizzoli, raccontandosi a Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport, ha detto una marea di cose senza dire niente, soprattutto che Calciopoli ha distrutto le certezze della classe arbitrale, che hanno risposto alla perdita di personalità seguendo la strada della professionalità, e che quando c'è il dubbio bisogna andare sempre al VAR. Ma è possibile che a distanza di tanto tempo dall'introduzione della tecnologia si debba risentire? Perché? Perché si è fatta una marea di confusione gli scorsi anni. Tommaso, quante volte abbiamo letto di regole cambiate in corso d'opera?
No, ma anche perché poi l'introduzione del VAR non è mai stata ben accettata dagli stessi arbitri, per cui sin dall'inizio ti ricordi che chiaramente c'era una polemica non indifferente se il fatto di andare al VAR o meno fosse una diminuzione oppure chiaramente una situazione di supponenza da parte degli arbitri, cioè l'arbitro dice, io ho visto, dice praticamente ho visto bene, per cui decido io, non ho bisogno di alcun aiuto nemmeno tecnologico. E questo credo che sia la più grande stupidità, perché per rendere sempre il calcio un attimino più trasparente, più chiaro, più lineare, più comune, più banale, io credo che effettivamente dovrebbe essere sfruttato molto di più. Io non concepisco il fatto che se ti chiamano al VAR l'arbitro può non andarci, ma perché? Vai e rimani nella tua posizione, però ci devi andare perché altrimenti sminuisci quello che è il valore della tecnologia. Come purtroppo è successo. Come purtroppo è Oggi successo. abbiamo letto dei propositi di Rizzoli in rappresentanza della classe arbitrale, staremo a vedere. E sì, Morata era in fuorigioco, ma è incredibile. Allora, se ci può essere mezzo dubbio, anche per l'interpretazione del regolamento, che però è chiaro, la regola 12, se anche il fallo viene commesso da un calciatore su un altro che è esterno al terreno di gioco, si riprende con un calcio di punizione dal punto più prossimo all'intervento falloso stesso. Però ragazzi, il fallo su Zielinski nell'area Certo. è quello lì, quello è chiarissimo e lampante, lì non si può non intervenire immediatamente. Eh sì, ma io dico, come fai a non andare al VAR? Cioè, come fai a non vederlo? Vuol dire che il VAR non ti ha chiamato. E come fai a non il VAR aver visto un fallo del genere e non rendersi conto che chiaramente l'arbitro non se ne è reso conto e quindi è un errore assolutamente da far ricredere? Ma questo lo utilizza. E invece quando legge le interviste dei vari Rizzoli, adesso 30 laggi ancora deve scendere in campo in pieno, per cui quando leggi queste interviste, come dici tu, leggi una pagina ma non c'è scritto nulla. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera al tuo ospite, è solo che sento pochissimo per telefono. Luigi, allora proviamo a Luigi, sistemare. sono Luigi dal Monte di Procida. Sì, ci senti meglio ora? Proviamoci. Un poco. Comunque, vabbè, io avevo alcune perplessità come tifoso. Io parlo sempre come tifoso e non come competente. Sono un tifoso vero, Sì. un tifoso che ho visto giocare in Napoli a Vomero. Sono andato a Trani nel 1962, in Serie B, ero ragazzo, quindi insomma alcune cose le ho viste, però non sono molto competente come voi. Però ho delle perplessità, perché voi mi potreste fare chiarezza, perché essendo che siete delle persone molto serie e molto competenti, Grazie. fatemi una chiarezza nella mia anima di tifoso. Io sento parlare sempre dei giornalisti, allora il giornalista, la colpa è dei giornalisti. Poi una volta sento parlare delle assenze, allora la colpa è perché sono delle assenze, perché non c'erano, giustamente non c'erano i giocatori, allora il Covid, gli infortuni, vedi Mertens, vedi Osimhen. Poi una volta sento parlare, per esempio, di VAR, un'altra volta insomma, sento parlare. Io come tifoso, la mia opinione è che l'allenatore per me, da quando vedo il calcio, conta pochissimo, perché noi abbiamo vinto due scudetti con un campione in campo, è un allenatore normalissimo come Bigon. Quindi se noi avessimo adesso Bigon e un Maradona, noi a questo punto saremmo in un altro posto. Quindi Ti a me mi rispondo con piacciono, tutto il scusi, ma rispetto per finisco, Bigon. Vabbè, mi piacciono i poi ti rispondo giocatori. dopo, dai. Io, per me il bello e il cattivo tempo non lo fa l'allenatore, ma lo fanno i giocatori. Vedi, Manolas, se non fa quel rigore all'ultimo secondo, dopo il secondo di scadenza, se non buttano il pallone, lo buttano fuori, noi adesso avremo due punti in più. Quindi io da tifoso non riesco a capire il giornale, perché il giornalista ha sbagliato il rigore oppure gli ha fatto Bravo, rigore. I bravo. giornalisti devono fare il loro Esatto. mestiere, ma i veri responsabili, che poi secondo me il Napoli adesso sta a un punto buonissimo. Cioè, a me mi piace il Napoli di adesso e mi piace molto la classifica che ha. Credo che se ha qualche punto in meno è perché hanno fatto degli errori in difesa. Non hanno comprato un terzino sinistro fidandosi di Gulam, che povero ragazzo, anzi io gli faccio gli auguri, fidandosi di Gulam. Noi, avendo un bel terzino sinistro, abbiamo speso 80 milioni per tre centrali che
sì, ne potevamo spendere 50 per uno solo, tipo come lo spagnolo che è andato via. Quindi automaticamente spiegatemi voi per cortesia, e io vi ringrazio molto perché siete competenti, la vera causa di questo discorso del Napoli, escludendo per me la questione dei giornali, o presidente, il presidente ha parlato sempre. Il presidente pure l'anno scorso parlava. Quando diceva Ancelotti, io pregavo, dicevo ma lo fa parlare Ancelotti e non fa parlare il presidente. Perché Ancelotti era uno che sapeva parlare, è un uomo di calcio vero, il presidente diceva tutte baggianate, per non dire cose diverse. Però io lo ammiro il presidente, perché il presidente mi ha fatto divertire a me con Sarri, mi ha fatto divertire con Mazzarri, che Mazzarri ma non è che era il più grande allenatore del mondo, però io mi sono divertito assai. È un augurio al presidente di comprare i giocatori, non Peretto, l'allenatore, chi viene, chi non viene, compri un grande campione, un leader in campo e ti faccio vedere come corrono il resto. Io la penso così, perché io ho visto i leader, Silver, io sì. Ho visto Sivori, Altafini, guarda che campione a Napoli, Maradona, Clerici, ai tempi suoi che era un grande campione, poi ho visto Cavani, Higuain, l'avessi con Cavani, mi hanno fatto divertire a me, non era questo, ma se venessi il più grande allenatore del mondo, io non lo conosco, e poi tiene una squadretta mezza mezza, Cavani era un grande allenatore, poveraccio, con Ancelotti. Ma che cosa ci poteva fare? Quel povero Gattuso, che cosa ci può fare se non denudersi in sinistra? Voi siete competenti, vi voglio ne bene, parliamo. Vi seguo sempre. Grazie. Vi ringrazio che ci fate parlare a noi tifosi, perché purtroppo non possiamo uscire di casa. E poi un'altra cosa. Silver, perché non fai una battaglia per fare almeno 2.000-4.000 persone nello stadio? Perché avrei com'è bello sentire quando si segna quell'esultanza dei tifosi. Lo so. Grazie Silvio. Grazie a te Luigi, grazie. Tu e il tuo ospite. Grazie. Gentilissimo Luigi, ascoltavo un'intervista di Nicolau Dumitru, te lo ricordi Tommy Dumitru? Sì. Che era arrivato qui come fenomeno dai campionati inferiori e ha guadagnato anche bei soldini per tanti anni dal Napoli girando in prestito. Ora mi pare che giochi in Corea. Ed è uno dei marcatori più prolifici tra gli italiani in giro per il mondo e lì ogni partita c'è la possibilità per almeno 4-5 mila tifosi di gremire gli spalti. Un'altra situazione sicuramente, altri contesti e altre restrizioni. Ma che cos'è? Un incubo che hai avuto stanotte? Che cos'era? Non ho capito? Era un incubo che hai avuto stanotte, che cos'era questo sogno di Dumitru? Dumitru, no, l'ho sentito l'intervista. Ah, ok. In cui lui si racconta, dice che oggi è più maturo. Ah, bene. È arrivato il momento di ripigliarlo, dai. Sono passati gli anni anche per Dumitru, ma ha guadagnato molto bene. Interessantissimi tutti gli argomenti di Luigi. Dopo la pubblicità verrò a chiederti quanto conta l'allenatore, poi per quanto riguarda Bianchi non lo ha proprio ricordato Luigi, per quanto riguarda Bigon e Maradona, Luigi, di Bigon, senza offesa per il mister, ne trovi tantissimi, ma di Maradona... Ma infatti Luigi, secondo me, fra l'elenco che ha fatto, chiaramente è una questione di dimenticanza, ma ha risparmiato due numeri da 90, uno è Antonio Iuliano, perché chiaramente nella sua cronistoria Antonio è rimasto il capitano del Napoli, e l'altro è Diego Armando Maradona. Voglio dire, forse nell'enfasi chiaramente dei ricordi erano sottintesi questi due nominativi. No, Maradona lo ha nominato, lo ha ricordato. Ah, ok, allora sì, come poteva. Vabbè, comunque tanti interrogativi da parte del nostro amico, rispondiamo dopo la pubblicità. 18-12 minuti, siamo in linea calcio con Tommaso Mandato. Allora Tommy, quanto incide un allenatore, poi quanto condivide il discorso di Luigi che dice, a parte il VAR, a parte i giornalisti che devono fare i giornalisti, che non sono quelli che vanno a tirare il calcio di rigore magari sbagliandolo, tutto sacrosanto, sono i giocatori che determinano, e quindi mi è parso di capire che è nettamente schierato dalla parte del presidente, che ha fatto talmente bene, caro Tommy, questo dato va rimarcato. Il Napoli ha festeggiato la vittoria numero 1000 nella sua storia nel campionato di Serie A contro la Sampdoria ed è il settimo club italiano a riuscirci, quindi è arrivato dopo la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma, la Fiorentina e la Lazio, poi è arrivato il Napoli. E la cosa più interessante è che di queste 1000
il 25% di queste vittorie le ha centrate negli ultimi 12 anni, con De Laurentiis, con questa gestione. Quindi questo è un dato che non va sottaciuto, anzi va ricordato. Però sono curioso di sentire la tua risposta a Luigi. Quanto incide un allenatore? Silvio, io non credo che si possa fare una risposta univoca, nel senso che dipende dall'allenatore allenatore, nel senso che c'è l'allenatore che mette al centro del progetto se stesso, ne faccio dei nomi, Mourinho, lo stesso Conte, sono quelli che sono abbastanza centratori, nel senso che praticamente, peraltro Maurizio Sarri, voglio dire, allenatori che vogliono mettere al centro praticamente del proprio credo, del proprio essere, la figura proprio dell'allenatore, e quindi cercano di inculcare in quelli che sono i suoi calciatori più funzionalità delle doti singolari, per cui credo che effettivamente, insomma, un discorso unico sul valore che ha aggiunto che può essere quell'allenatore non si può fare. C'è quell'allenatore invece che è bravo a gestire il gruppo, e c'è poi l'allenatore che chiaramente si lascia sopraffare invece dalla personalità dei suoi calciatori e quindi influisce ancora meno. Però ti ripeto, è chiaro che alla base devi avere qualità, devi avere una squadra su cui poter lavorare, ma è molto diverso da allenatore ad allenatore. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera Vittorio. Ciao. Ciao Vittorio. Ci risentiamo dopo tanto tempo. Sì. Io sono stato rioperato, eh. Ah. Com'è andata? Com'è andata? Ma io avevo scuso la parola. Ah. No, io parlo nel senso che fui operato di pacemaker. Sì. Andai a controllo e mi dice una brutta notizia, ci l'ha presa, ma mi sembra buona. Sì, sì. Come si è scaricato? In poche parole, senti che ti faccio una repegliacchia. Hanno settimana scorsa, hanno tolto quello e hanno messo un altro. Che funziona? E sono stato rioperato. Vabbè, non va niente. L'importante è che la Renata mi getto un altro quando. Ti ha rimesso a posto i battiti. Sì, sì, mi hanno messo a posto, hanno tolto quello vecchio e mi hanno messo questo nuovo. È una santa pacienza. Vittorio, da te vorrei un pronostico. Sì. Cioè, alla luce del calendario, degli impegni che attendono il Napoli e degli incroci con le altre, chi teme di più tra Juventus, Milan e Atalanta, che sono le tre in corsa, allora, per un posto la certo? La Juve non la fanno uscire. Ok, sta dentro. 100%. Sì. La fanno vincere con l'Atalanta e diamo buone noi. Io Milan fa colcato un mezzo falso. E allora chi è che rischia di più tra Milan, Atalanta e Napoli di rimanere l'Atalanta. Fuori? L'Atalanta? Sì, nonostante che sta di punta con noi. E nonostante sia, secondo me, la più forte. Sentiamo Tommaso sì, che... Sì, vabbè, ma davvero quale vorreste? Ma se no sono immortale. Che si no, anche perché, Vittorio, l'Atalanta giocherà la finale di Coppa Italia con la Juventus. Tommy, tu che pensi? Ma sulla carta, guardando i calendari, che penso che dopo vedremo di nuovo, giusto Silver? Credo che l'Atalanta e il Milan sono quelle che sono più impegnati in scontri diretti e in incontri più delicati. Io devo essere, eccolo qua, io vedi, il Milan c'ha Lazio, Juventus e Atalanta, l'Atalanta c'ha Juventus, Roma e Milan. Aspetta, ti aiuto Tommy, il sì. Prossimo turno, il sì. Prossimo turno il Milan andrà a Genova, okay. No, ce l'ha in casa il Genova mi pare. Sì, perché noi giochiamo sì, con l'Inter. Ce l'ha in casa il Genoa, mentre la Juventus va a Bergamo. Sì. Il Napoli c'ha l'Inter in casa, la Lazio, il Benevento qualche punto deve pur farlo, perché altrimenti la classifica rimane complicata, bisogna vedere, la Lazio c'ha il Benevento in casa e la Roma c'ha il Torino, però la Roma credo che sia molto più concentrata sulla competizione sull'Europa League che piuttosto. Io credo, ma ti ripeto, stiamo parlando di credo, insomma, che l'Atalanta sia la squadra effettivamente che, se riesce a mantenere ancora questo ritmo, bisogna solo sbattergli le mani. Io ero molto più fiducioso su un calo del Milan, e invece quella vittoria a Firenze mi ha un attimino messo sul chi va là, perché ormai questi, insomma, ci credono, chiaramente non credono allo scudetto ma credono nella qualificazione.
E anche non giocando Ibrahimovic, che è stato squalificato per una giornata, insomma, hanno dimostrato di essere un buon gruppo lo stesso e sulle ali dell'entusiasmo stanno facendo un grandissimo campionato. Sì, beh, io credo che noi dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibile senza fare conti sulle altre e poi verificare che cosa succede. Silvestre, Sì. vorrei qualche informazione in merito. Sì. Vabbè, a parte il fatto che dopo Juve-Napoli, ma in sottopassaggio è successo qualcosa contro di noi, rigore, qualche cosa, sei di No, no, sotto. Cori, Carlo Alvino ci ha raccontato in trasmissione che lo staff tecnico del Napoli, e si può immaginare chi guida anche lo staff tecnico del Napoli, siano rimasti veramente esterrefatti dall'atteggiamento di alcuni dirigenti della Juventus, che hanno usato termini offensivi. Non a caso nel referto arbitrale e poi nella sanzione, nelle decisioni del giudice sportivo, c'è una sanzione da 3.000 euro per un collaboratore di Ah. E Pirlo, dello staff tecnico della Juventus. Però, poi vorrei un'altra piccola vai. spiegazione riguardo quando il signore aveva la maglia allettata per terra, no? Ma capite la scusa che hanno trovato la Juve? Mi sa molto guaglione lo accattapalo, ma è possibile su fatto? Sì, voleva che avrebbe Che non voluto. leva cercare, c'è un regolamento interno. Un guaglione di 13 anni, ma che ci facite? Ma sì, ovvero, non è ovvero. E poi non lo so, c'è il barologico che non ha risposto a questo. Io non ci No, non è credo. logica, beh, è chiaro che ci sono degli attriti all'interno Bravo, della Juventus. e poi l'ultimo, e poi vi saluto e vi abbraccio a tutti e due e a tutti gli amici napoletani. Ma secondo voi, con la vostra, specialmente l'avvocato mandato, Perugia può portare qualche penalizzazione alla Juve di punti? Vittorio, ti rispondiamo, un abbraccio Un bacio a forte e in Juve, bocca buon al lupo. lavoro, forza Napoli. Ciao, ciao. Tommy. Innanzitutto, Vittorio, in bocca al lupo davvero e con questa grande novità, con questo cuore nuovo, il tuo già è molto grande di per sé, adesso sarà ancora più grande. Può portare delle novità, io confido molto nella persona, nel magistrato che sta facendo le dovute indagini, è una persona molto seria come... Cioè, scusa Tommy se ti interrompo, verosimilmente no, perché io ho capito. La domanda di Vittorio, a Vittorio interessa che la giustizia faccia il suo corso, a Vittorio interessa ancora di più che la giustizia sportiva si adegui e cominci anche ad indagare per poter pensare poi di apportare delle sanzioni e a stagione ancora in corso. Cioè, questo è possibile secondo te oppure no, essendoci discordanze proprio di tempi con l'operato Non della Procura ordinaria? credo che aspetteranno che la procura faccia il suo decorso, che le indagini vadano avanti per arrivare a qualcosa per capire se c'è qualcosa di concreto e poi muoversi di conseguenza. Di solito, insomma, è così, nel senso non si affiancano le due indagini proprio per evitare discordanze. Ed è chiaro che questo va tutto a favore della Juve, cioè più passa il tempo e più chiaramente le situazioni che possono emergere sono quelle che poi possono anche non aver diciamo, conto in questo campionato. Ti dicevo che chiaramente sono molto fiducioso perché il magistrato che è in carico questa indagine, fortunatamente è uno dei più valenti in Italia che abbiamo sul territorio, per cui, ma senza preclusione, senza nel senso non voler essere, insomma, proprio perché in questo caso sono invischiati i bianconeri, nella massima tranquillità e oggettività. Io credo che loro devono fare il decorso. Certo, una figuraccia già l'hanno fatta a livello proprio mondiale. Se c'è qualcosa di strano, di penale, di reati che sono stati commessi, è giusto, insomma, che si vada avanti con le indagini e con eventuali punizioni. Diciamo una cosa, sempre per completezza di informazione, ricordate qualche giorno fa Gosens, il calciatore dell'Atalanta, aveva raccontato, che a fine partita si era avvicinato a Cristiano Ronaldo e gli aveva chiesto la maglia, ricevendo un netto e durissimo no. Oggi Gosens, ha ricevuto una bellissima sorpresa nel proprio spogliatoio perché gli è arrivata, inviata da casa Juventus, la maglia di Ronaldo e c'è tutta l'emozione del ragazzo che apre la busta con la maglietta. Evidentemente il clamore che ne è venuto fuori Eh beh, ha certo. velocizzato la pratica della consegna della maglia. Vabbè. Secondo me si cerca di mascherare qualche attrito o qualche situazione interna che sicuramente abbiamo visto anche l'atteggiamento di Rinaldo nel secondo tempo nei confronti dei propri compagni. Incomincia a soffrire, ma sì, beh, io credo che
adesso facciamoci fatti nostri, però facciamo un piccolo tuffo, cioè un calciatore come Ronaldo, per carità, un grandissimo campione, un asset e così via, ma costa alla Juve, leggevo, 54 milioni all'anno, parlando di cifre lorde. Se noi andiamo a vedere che cosa ha vinto la Juve in questi anni con Ronaldo, cioè al di là dello scudetto, una supercoppa, io credo che sia, se lo possiamo usare questo aggettivo, veramente fallimentare rispetto ai costi di gestione per una situazione del genere. E credo che ne stiano soffrendo un po' tutti all'interno, sia a livello dirigenziale sia lo stesso Ronaldo, perché non ha vinto più nulla. Sì, pochi dubbi. Al telefono, pronto? Pronto, buonasera Silver. Buonasera. Buonasera anche all'avvocato. Buonasera. Niente, Silver, io guardando la tabella del Napoli, Sì. penso che il Napoli se non vince le prossime due partite non potrà mai andare in Champions. E poi vi Scusami, volevo parlare un come po' ti di... chiami? Scusami. Sono Luigi da San Ah, Prisco, Silver. Luigi, scusami, prego. E niente, poi volevo, perché solo così il Napoli può recuperare i due punti, vincendo le prossime due partite in casa. E poi vi volevo dire, ma secondo me il Napoli, anche per il futuro, ha il problema del portiere. Perché se ci avete fatto caso, sia Ospina e sia Meret, la palla nell'area piccola non la prendono mai. Tutti i cross che il Napoli subisce e la palla va a finire nell'area piccola, non la prendono mai. Il gol che si è mangiato Ronaldo di testa stava nell'area piccola. Il portiere Meret lo doveva anticipare. Non lo so, questi hanno un problema tutti e due. Sono forti nei pali, ma nell'uscita, nell'area piccola, non la prendono mai. E Va bene, ne parliamo. poi vi volevo dire Sì. un'altra cosa, che ne pensate di Mihajlovic, allenatore del Napoli? Ah, Mihajlovic. Va bene, ne parliamo, ti rispondiamo subito Luigi, grazie. Grazie per aver chiamato. Buonasera, Ciao. buonasera. Francamente mi aspettavo che tu tirassi fuori qualche problema un po' più grosso, ad esempio l'esterno Mancino, come aveva fatto in precedenza Luigi. Sul portiere, io credo che il Napoli oggi abbia due ottimi portieri. Poi ieri Dario Marcolin ci ha spiegato, ci ha fatto capire perché Gattuso continua a spingere su Ospina piuttosto che su Meret, perché sono due modi di impostare l'azione completamente diversi. Il primo non butta mai il pallone, anzi è punto di riferimento, una sorta di regista, l'ultimo regista, regista arretrato che è il Napoli, l'altro invece con i piedi ha qualche problemino in più, però ragazzi, non credo che poi alla fine sia il portiere l'handicap del Napoli. Che ne pensi, Tommy? No, assolutamente, è chiaro, anzi, noi abbiamo avuto abbondanza in questo ruolo perché sono due giocatori sono due portieri che sono validissimi, e al di là, insomma, di quello che dice Luigi sull'eventuale problematica delle uscite, ma oggi non è più come una volta, oggi il portiere purtroppo ha un ruolo anche diverso rispetto a prima. Prima c'era molta più libertà nell'area di rigore, il portiere era molto più... Era molto più, come dire, il proprietario di quello spazio. Oggi invece chiaramente si gioca in maniera completamente diversa. Si cerca un portiere che praticamente possa. È un agguato, Tommy. No, stanno gioendo perché parlavo, sono tifosi di Ospina, per cui chiaramente appena hanno sentito parlare di Ospina hanno iniziato. E quindi chiaramente dicevo, al di là, insomma, di queste qualità, non ci sono molti portieri, insomma, che escono fuori dalla propria area di rigore. Io credo che il Napoli non deve perdere soprattutto la potenzialità di Meret, che per me resta un grandissimo portiere anche nel futuro. Deve migliorare. Questa esperienza fatta alle spalle di Ospina sicuramente gli ha aumentato ancora di più il proprio bagaglio tecnico. Però è chiaro che io credo che sia arrivato anche il momento di fare delle scelte, perché questo dualismo, può comportare poi invece dei problemi alla lunga. Assolutamente, assolutamente sì. Allora Mario Gessa mi corregge perché scrive: i siti dicono che sono stati i compagni di squadra a fare il regalo a Gossens.
Probabile, probabile. Ancora. Ci accerteremo anche di questo. Speriamo che non sono mai originale, non pezzottato. No, credo fosse originale. Per quanto riguarda Mihailovic, intavoliamo il discorso sul possibile allenatore del futuro. Allora, prima di tutto ti chiedo, hai un pizzico di rammarico, di rimpianto, non dovesse, così come pare, proseguire il rapporto con Gattuso? Perché oggi il Napoli è una squadra organizzata, Tommy. Sì, perché l'abbiamo sottovalutato, parlo sempre al plurale perché chiaramente secondo me non ha avuto i giusti meriti di quello che ha fatto, perché io dico sempre che la valutazione dell'allenatore non va fatta semplicemente sulla singola partita o sulle due o tre partite, ma va fatta anche tenendo ben presente le circostanze, diverse circostanze e diversi fattori. Noi abbiamo la memoria corta, non dimentichiamo mai Gattuso dove è arrivato, quando è arrivato, che cosa c'era nel Napoli, c'era una maceria praticamente. L'ha ricostruita, ha vinto anche qualcosina, ha vinto qualcosa, ha vinto la Coppa Italia e ha dato anche un gioco al Napoli. Poi ci sono state le attenuanti, perché chiaramente lo sappiamo tutti, cioè ci siamo riveduti, cioè chiaramente infortuni, situazioni sue personali, questa diatriba con la società, insomma una serie di problematiche che inevitabilmente non hanno reso possibile il massimo per cui mi dispiace molto, ma credo che, come credo al 99%, che l'avventura di Gattuso finirà qui a Napoli al termine della stagione. Torno sull'allenatore, però prima rispondo. Ah, intanto, per come scrivono e conferma anche Nicola Esposito, la maglia di Gossens è stata un regalo scherzo dei compagni nello spogliatoio. Mi Quindi sembrava strano, sinceramente. neanche l'estremo tentativo che abbiamo fatto Noi, voi, voi. noi per rilanciare l'immagine juventina di CR7 è riuscito. Non Comunque, vorrei che adesso veniamo inseriti nella hit parade dei trolls dopo questo assolutamente sì, ma ce ne sono tanti. C'è un'invasione di troll. Stelvio Carucci scrive: ma come fate a dire che Ospina è il regista difensivo? Per me è un pericolo pubblico. Con lui si rischia di perdere diverse palle in area. Con Meret sto più tranquillo. Vendere Ospina e investire su Meret, parto dalla fine, sarà questa la strada. Anche perché Meret, attraverso il proprio entourage, il proprio agente, certo. è da tempo che spinge perché ha l'età giusta per essere titolare. Non è che diciamo noi. Che è regista di l'ultimo regista Ospina. È proprio un dato di fatto, Stelvio. Cioè, ti piaccia o no, ti può piacere o no Ospina, il Napoli riparte spesso e volentieri, spessissimo e anche in maniera reiterata dai piedi di Ospina. E quello è un dato di fatto. Assolutamente sì, anche se è una situazione che ormai si verifica in quasi tutte le squadre, tutte le squadre partono dal basso e c'è questa moda, tra virgolette, di far partire l'azione dai piedi del proprio portiere. E per quanto riguarda l'allenatore, ci ritorno poi ancora al telefono prima di salutare Tommaso. Proviamo a sfogliare la rosa. Credete che possa essere Allegri con le richieste e l'ingaggio esorbitante che ha e anche le richieste legate potenzialmente al mercato? Io ho forti dubbi. Credete possa tornare Sarri? Cosa ne pensate? O è più verosimile un discorso che conduca ad uno di questi nomi, Juric piuttosto che Italiano, piuttosto che De Zerbi, anche se De Zerbi è molto gradito soprattutto all'estero al momento, poi tutto è possibile, o Dionisi, allenatore dell'Empoli che poco fa ha concluso la sua partita, recupero in Serie B pareggiando 2-2 sul campo della Cremonese, alla luce anche di una logica per la quale si andrà verso una riduzione del monte ingaggi, ma non lo farà solo il Napoli. È una cosa che in epoca pandemica accomunerà praticamente tutte le realtà del calcio. Che dici, Tommy? Ma dico che prima di tuffarci nel fare previsioni dobbiamo vedere il Napoli che cosa fa a fine stagione. Cioè, un discorso che si riparta dalla Champions è un discorso che si riparta all'Europa League. Questo influenzerà anche molto le scelte del prossimo allenatore. Dare una squadra a Dionisi anche per fare un nome in Champions direttamente credo che sia una situazione veramente incredibile, sia veramente un grandissimo rischio, per carità, non per il valore chiaramente dell'allenatore, ma per l'inesperienza che inevitabilmente ha. E lo stesso quindi anche per Italiano o Juric o De Zerbi. Per cui,
aspetterei un attimo, e secondo me sta aspettando anche questo De Laurentiis, presidente, di verificare quale sarà il campionato e soprattutto quale sarà la partecipazione europea. E da questo dipenderà molto la scelta per il prossimo allenatore. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silver, felice! Ciao Felice, come Un stai? saluto a te e a Tommaso. Ciao Felice! Tommaso ha già detto il costo di Ronaldo alla Juve, 54 milioni all'anno. Sì. Oh, poi io rispetto tutti le cose che dicono gli altri, ma non importa, abbiamo un grande campione che per 15 anni ancora va bene. Sì. Poi noi facciamo 6 punti tra Inter e Lazio. Le vinci tutte e due. Secondo me, una delle due che va fuori tra Atalanta e Milan, perché l'Atalanta fino adesso non ha avuto niente. In che senso non ha avuto niente? È tutto bene. Ah, Non ha dici avuto il un calo. momento di enfa, esatto. Vedrai che tra Milan e Atalanta, che ne dici? Che ne dico? Sì, io vedo il Milan che ha un calendario difficilissimo e l'Atalanta. Anche. Rivediamolo un attimo, fatemi vedere gli incroci, perché sono curioso, cioè voglio esprimermi. Allora, il Milan ha Genoa, Sassuolo, non sono 6 punti. Poi la Lazio che è ancora in corsa, la Juventus e il Torino dopo il Benevento. La Juve lasciala stare, quella la portano in carrozza. Sì, lo so. E l'Atalanta alla fine. L'Atalanta ha subito Juventus e Roma. Poi le due emiliane, anzi sono tre, perché c'è anche il Parma, il Benevento. Sai che ti dico? Che rischia di rimanere fuori il Milan, secondo me. Ma io penso più all'Atalanta. Vabbè, basta che una delle due rimanga fuori per fare spazio al L'hanno Napoli. portata così su. Poi per quanto riguarda Tommaso, ha detto benissimo. Io mi mai Allegri. Io sono felice, mai Allegri. Grande. Ok. Mai, mai, mai e poi mai. Il nostro allenatore è arrivato l'anno scorso. Ha detto Tommaso, eravamo inguaiati. Un ammutinamento mai visto. Abbiamo vinto una Coppa Italia, che ne dicano, quando la vincono gli altri è cosa bellissima. Ha vinto Napoli la coppetta. Poi quest'anno, ieri sera hai detto bene, a Granata abbiamo portato 6 primavera. Sì, l'ha detto Cagliazza che ieri era in guisa di Rastro. Cagliazza è uno dei migliori anche. Quindi Rastro adesso della che fossa. abbiamo una rosa tutta, abbiamo un bel gioco. Silver 2-0 e 2-0. Ciao, ti voglio bene. Montefalcone sempre più azzurra. Grazie Ciao. Felice, un abbraccio, Felice è un personaggio immenso. Grande Felice. Ma di nome e di fatto. È vero, è vero. Ha detto felice ma non allegri. Felice ma non allegri. Ma Grande. non penso che ci pensi, Aurelio. Non penso che No. ci pensi. Non credo, anche perché, ti ripeto, siamo in una fase di ridimensionamento, per cui credo che molte situazioni saranno riviste. Ed è giusto in questo momento non parlarne, perché la squadra è concentrata e deve essere concentrata fino alla fine. Ma poi inevitabilmente, insomma, si tireranno le somme e si andrà a verificare, insomma, quelle che saranno le progettualità e la programmazione. Sai cosa ho appreso? Sì. Di un Gattuso fortemente orientato, indirizzato verso Firenze. Sì, l'ho sentito anche insieme a Giuntoli, nel Insieme a senso Giuntoli, dove potrebbero portarsi. di riportare questa coppia. No, dove potrebbero portare con sé anche Isai. Sì, no, c'è questa situazione sicuramente, anche perché sai, è a scadenza, è libero da contratto, per cui potrebbe accasarsi anche a Firenze. È chiaro che, ti ripeto, io credo che il presidente sotto sotto, insomma, le sue scelte le sta facendo, le sta valutando, ma molto dipenderà da, come dicevamo prima, dalla fine del campionato. E
E questo non solo per una questione di esperienza di cui parlavamo prima, soprattutto per un aspetto economico. Se vai in Champions chiaramente ti puoi muovere in una determinata situazione, se non ci vai inevitabilmente devi rivedere le tue cose. È chiaro. Tommy, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te Silver, un abbraccio e alla prossima settimana. Ciao, ciao. Un abbraccio forte, ciao. A Tommaso Mandato e grazie. Noi ci fermiamo, abbiamo break pubblicitario, poi di rientro con Minervini e soprattutto con le vostre voci. Pubblicità. Eccoci qui, rientriamo in diretta con una notizia che è ufficiale, c'è l'ok dal governo per gli europei a Roma con stadi aperti al 25%, un po' quello che chiedeva un telespettatore che voleva ci facessimo promotori, ecco, di un'iniziativa del genere. Poi commenteremo questo dato più avanti collegandoci proprio con la nostra redazione, con Tony Iavarone. E andiamo al telefono da Arturo? Ok, al telefono. Raggiungiamo intanto anche Arturo Minervini via Skype. Pronto? Pronto? Sì? Raffaele. Ciao Raffaele, benvenuto. Buonasera. Buonasera, buonasera. Forza Napoli. Sempre. Raffaele. Pronto? Sì, Raffaele, ti sento benissimo. Aspetto che... Silver, buonasera. Buonasera, di nuovo. E forza Napoli. Anna, vuoi abbassare la televisione per cortesia? Non sarebbe una cattiva idea, signora Anna. Silver, volevo dire, sì. Mi allacciare un po' alla discussione di prima su Gattuso. Sì. Io non sono molto d'accordo con che non ha... Non ha colpe, la società ha potuto anche sbagliare, però lui per tre quarti di campionato ha fatto giocare giocatori fuori ruolo, vedendo Fabio Arruz davanti alla difesa, che era un giocatore che si vedeva che era un pesce fuor d'acqua, che doveva giocare un po' più avanti. E poi uno che fa quel mestiere di allenatore non può essere così permaloso. In questo calcio così, diciamo, drammatico che stiamo vivendo questa epidemia, può anche sorvolare su certe cose. Poi volevo dire un'altra cosa. Riguardo agli acquisti, volevo fare tre nomi: Italiano, De Marco e Acerbi. Cosa ne pensate? Ottimi tutti e tre, Raffaele, ottimi tutti e tre secondo me. Sì. De Marco ci ha fatto anche gol, Italiano è un ottimo allenatore e Acerbi è un difensore di grande personalità. Ok. Acerbi mi piace moltissimo, un difensore all'italiana che non perde mai l'uomo. Sì, è vero, è vero. Ok, niente, lascio spazio agli altri, buona serata, piacere, e forza Napoli. Piacere Raffaele, grazie per aver chiamato. Piacere tutto mio, arrivederci. Grazie, buona serata. Ciao Arturo, saluto Arturo che a volte ci scriviamo su Facebook. Va bene Raffaele, buona serata. Io sto vicino al Boschi Capodi perché lui va a fare footing. Pure. Grazie Raffaele, buona serata. Forza buona serata. Napoli sempre. Sempre. Colleghiamoci allora con il Bosco di Capodimonte? No! No, è chiuso Silver il Bosco. Credevo ti fossi buttato dentro lo stesso. No, io a differenza di altri non vesto il bianco-nero e rispetto le regole. Ah, perfetto, questo è molto rassicurante. Amici dalla regia, mi date un po' più di audio di Arturo. Detto questo, l'analisi di Raffaele su Gattuso chiamava in causa posizioni fuori ruolo, in particolar modo Fabian. Non è quello il punto, secondo me, Raffa. Il punto è che Fabian deve giocare sempre. Ma con chi? Fabian deve giocare con delle garanzie nette e forti vicino. Ora, si può sbagliare, ragazzi, ma nel momento in cui, facciamo un ragionamento, nel momento in cui tu vai a prendere Bakayoko, come è stato accolto Bakayoko qui a Napoli? Anzi, prima che Bakayoko arrivasse, per quanti mesi noi ci siamo fatti sostenitori e promotori della pista Bakayoko
a Napoli quante volte abbiamo detto centrocampo del Napoli manca la fisicità e per fisicità sarebbe perfetta quella di Bakayoko. Era la stessa idea di Gattuso, che è stato sponsor di un giocatore che aveva avuto al Milan. Poi Bakayoko arriva, ha anche un buon impatto in questa realtà prima di spegnersi gradualmente. Fabian, che tu vedevi davanti alla difesa, Fabian era costretto non solo a proporsi, ma anche ad esprimersi in fase difensiva laddove lui veramente non ci azzecca niente. Nel momento in cui si riconosce finalmente a Demme quello che era stato tolto inspiegabilmente a Demme, perché ragazzi, diciamo le cose come stanno, Demme l'anno scorso è stato il vero equilibratore, è stato manna dal cielo per Gattuso, che lo ha voluto fortemente perché era estimatore di Demme già ai tempi del Milan. Quando Demme è arrivato a Napoli in un centrocampo, Arturo, che non aveva centrocampisti, ti ricordi? Il Napoli è cambiato. Poi, chissà perché, Demme è finito fuori dai radar, ma probabilmente perché arrivava Bakayoko, che nella logica abbastanza diffusa, comune, avrebbe dovuto giocare tutte le partite da qui alla fine, previo poi scoprire che Bakayoko invece è arrivato un po' scarico all'avventura napoletana-italiana. È riuscito fuori Demme, per fortuna di Dio e per fortuna di Fabian, perché oggi apprezziamo in toto il talento che era stato messo in discussione, non so come ci si sia riusciti, di un giocatore forte forte come Fabian. Che ne pensi, Arthur? No, penso che tu abbia ricostruito bene tutti i passaggi. Aggiungo io, Silver, chi doveva permettere a Fabian di rendere al meglio? Gattuso, perché poi altrimenti davvero tra poco pubblicheremo, qualcuno pubblicherà le agiografie di Gattuso di San Gennaro da Corigliano. Io credo che poi nel mezzo stia la virtù. Se qualcuno ha esagerato nei toni, soprattutto con le critiche a Gattuso, quando Gattuso ha commesso degli errori, adesso però non facciamo nemmeno il contrario, perché degli errori sono stati commessi. Poi chiaro che qualcuno, per tirare acqua al proprio mulino, a quella che è la propria idea, adesso mette in atto questa glorificazione di Gattuso. Se Fabian non rendeva e se Bakayoko giocava pure quando era improponibile, al di là di quelle che erano le aspettative, ma poi è un allenatore, spetta il compito di rapportare aspettative e rendimento. Se vedi che proprio una roba non funziona, devi apportare delle modifiche. Gattuso ha avuto dei tempi di gestazione forse troppo lunghi. In questi tempi il Napoli ha pagato dazio, un dazio sicuramente importante. Speriamo che una volta trovata la chiave di volta, la chiave di lettura poi di quello che era lo schieramento migliore, ecco, speriamo davvero che poi non sia troppo tardi, perché Silver, la domanda che ci poniamo tutti è questa: è troppo tardi? Io oggi facevo un po' di calcoli, lì davanti corrono, noi spesso abbiamo ripetuto come il Milan, no? Possa essere l'avversario addirittura più abbordabile, tra virgolette. Però il problema è questo, Silver: restano a disposizione 27 punti totali. Ogni giornata che passa, quindi, è un problema per il Napoli. Il Napoli deve recuperare al Milan non 4 punti, ma 5, perché è in svantaggio nello scontro diretto. È tosta recuperare 5 punti su 27 a disposizione. Vuol dire che tu ne devi fare tantissimi e che loro ne debbano perdere un bel po'. Sì, questo ci sta. Assolutamente, considerazione giusta. Intanto gli amici che ci seguono sulla... No, perché Silver, scusami, solo una cosa, chiudo, perché poi non vorrei che la qualificazione Champions passasse per un miracolo, perché non è così. Il valore di questo Napoli è assolutamente da primi quattro posti. Se il Napoli non dovesse andare in Champions, ci saranno delle colpe. Se il Napoli va in Champions, non sarà stato fatto nessun miracolo, considerando anche quello che è stato fatto poi nelle coppe, ma è stato fatto, raggiunto l'obiettivo minimo, perché altrimenti davvero poi rischiamo anche noi di inserirci in una narrazione distorta
dei fatti. Poi non so tu cosa ne pensi, no, ma io credo che ci sono valga i primi quattro posti. Sì, questo in partenza sì, assolutamente. E noi non abbiamo mai cambiato linea rispetto ai giudizi espressi subito dopo il mercato in fase ormai definita di allestimento della rosa. Però io riconosco a Gattuso e riconosco al Napoli insomma che degli attenuanti, sì, certo, delle attenuanti ci sono stati degli episodi e delle indisponibilità corpose, corposissime, chiaro, nella fase chiaro. Cruciale e responsabilità da parte della società, per me, che però fanno parte di tendenze e di abitudini che questa società non cambierà mai. Quindi, Silver, io ti dico solo una gara, che è quella proprio che non mi va giù, al giro degli episodi, con lo Spezia. Perché se tu hai quei tre punti con lo Spezia, porca miseria, davvero stiamo raccontando altro. E non si dica gli errori degli attaccanti, perché tu nonostante tutto lì eri andato in vantaggio. E quella gara la devi portare a casa, e lì è colpa di Gattuso, ma anche della squadra, attenzione. Perché poi non è che tutte le colpe siano solo di Gattuso, in un certo momento... Anzi, secondo me Silver Gattuso è stato quasi un alibi per molti della squadra, perfetto, che non rendevano. Perfetto, siamo arrivati alla conclusione, alla definizione del discorso. Perché, caro certo. Arturo, le squadre che vincono sono solitamente fatte da campioni, da uomini di grande personalità che diventano campioni e tutto si traduce nei costi dei cartellini. Nel momento in cui, quante volte abbiamo detto che questa squadra non è che insomma spicchi per personalità diffuse, ce ne sono due o tre, c'è Lorenzo Insigne che guida secondo me il gruppo degli uomini di personalità, c'è sicuramente Koulibaly, ci sono due o tre calciatori che però non spostano del tutto in direzione proprio della personalità. Nel momento in cui lo sai, sarebbe auspicabile che le questioni interne rimanessero interne. Non mi è piaciuto per niente come è stato gestito il momento di appannamento della fiducia nei confronti del tecnico, che ci può stare, perché ci sta in ogni società, ci sta in ogni contesto, non solo calcistico, in ogni azienda può succedere. Poi la differenza la fa la maniera in cui gestisci le cose. E se la gestisci così come è stato fatto, sapendo che la squadra sta in mezzo, Arthur, la squadra era in mezzo, quindi in quella fase estremamente caotica, generale, purtroppo, secondo me, è stato perso terreno. E allora, Silver, ti devo a questo punto rilanciare le parole di Bobo Vieri. Bobo Vieri ieri attacca De Laurentiis. Secondo te quel comportamento del presidente in che percentuale poi ha inciso in quel momento? Ma scusami Arthur, se io ho a che fare con una persona che ho scelto io, so anche come è fatto, no? Piaccia o no, attenzione, qui non si emettono sentenze, non ci si schiera da una parte piuttosto che dall'altra, ma si cerca di ragionare in maniera complessiva dall'alto. Io scelgo il mio collaboratore, so anche come è fatto il mio collaboratore. E ad un certo punto voglio portare fuori il casino, perché ad un certo punto voglio liberarmi, voglio cambiare strada, voglio trovarne un altro. E tutto fa pensare che questa sia stata, Arturo, la linea della società. Però no? Forse l'unica colpa, credo, è che se ti muovi... poi ti devi muovere. Ah, ok. Cioè, non devi abbozzare il passo e poi resti lì sospeso. Perfetto. Aspetti. Io credo che forse il vero errore sia stato quello, Silve. Assolutamente. Perché Laurentiis ha tutta la libertà di cambiare idea su quella che era una sua scelta, però o lo fa in maniera così discreta, e invece discretamente non è stato fatto nulla, anzi, tutt'altro, si è voluto forse dare un eco mediatico addirittura eccessivo a questi sondaggi, probabilmente, l'abbiamo detto, Silver, sperando che dall'altra parte forse arrivasse un segno forte di magari dimissioni, o a quel punto poi ti assumi il rischio. Esattamente, rischio quello che intendevo. Non era calcolato. Ecco. È quello che intendevo, quello che intendevo. Andiamo al telefono, pronto?
Pronto? Caduta la linea. 0815549988 per approfitto per leggere il messaggio di Giuseppe Di Palma che scrive: io reputo le prossime due fondamentali e difficili. Vincerle entrambe significherebbe acquisire un grosso vantaggio visti i calendari delle altre ed avere un'inerzia positiva da sfruttare per il rush finale. Sono d'accordissimo con Peppe. Post scriptum, quando vedi che per aprire un dibattito si fa polemica sulle presunte urla sgradevoli nel calcio, capisci che è meglio cambiare canale, ignorare e passare oltre. È quello che solitamente sussurriamo, essendoci la leva. No, essendoci la leva di Archimede, che è il telecomando. Il telecomando è la leva di Archimede. E poi continua Peppe: se l'allenatore non conta, perché allora le squadre non si autogestiscono tipo il Corinthians di Socrates? Poi ci lamentiamo per il calcio italiano che indietro di decenni smettiamola di parlare per modi di dire. Minervini e la brigata Capodimonte. Così chiude Giuseppe il discorso. Una volta, speriamo di tornarci, perché vorrebbe dire che tutti abbiamo riacquisito una situazione di normalità e che soprattutto il virus è stato in parte almeno limitato. Al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera Carmine. Sì, ciao, sono Carmine da Pompei, ciao. Un saluto a Arturo e anche a te. Ciao. Allora, ciao, Arturo, volevo fare una domanda. Ma quanti professori stanno in tutte le trasmissioni? Sono tutti professori. Cioè, quelli in Napoli stanno dicendo e pure con ciò te ne hanno messo il dito nella piaga. A quell'Osimhen, secondo te come lo stanno trattando? Quello è un campione. Devo soltanto aspettare. L'hanno fatto per un brocco che non sa giocare a pallone. Poi, come questa domanda, poi vorrei dire a Silver, sì. Io ho i punti che dovranno fare in Napoli e tutto. Se metti la schermaglia, te le dico subito. La schermaglia, vabbè, vuoi la schermaglia, noi ti diamo la schermata. Vediamola un attimo. Sì. Quella degli allora, incroci, di calendario. Secondo me il Napoli deve fare 22 punti e arriverà 81. E purtroppo, anche se quei colori non mi piacciono, domenica dovrebbe battere l'Atalanta, perché il Milan, se il Milan vince col Genoa, la Juve vince con l'Atalanta, eccolo. Poi c'è il Napoli che vince con l'Inter, poi la seconda partita ci sta, vincono tutte e quattro, vince il Milan, la Juve, l'Atalanta e il Napoli con la Lazio, poi il Milan pareggia con la Lazio, la Juve pareggia a Firenze. Poi l'Atalanta vince e il Napoli vince col Torino. Mi dispiace per il Torino comunque. No, scusami Torino. Carmine, visto che ti trovi, dacci la classifica finale direttamente. Allora, secondo me il Napoli arriva a 81. Sì. L'Atalanta arriva a 81, 19 punti. E c'è la differenza in Napoli con l'Atalanta. La Juve arriverà a 84. Sì. E il Milan? E l'Atalanta, no. Sì. Sì, l'Atalanta 84. Comunque a 81 il Napoli per il Champions League. Però dovrebbe vincere tutte le partite tranne il pareggio a Firenze, secondo me. È importante la domenica con la Lazio. Sì, va bene. Carmine, stasera ci sono anche le trazioni dell'otto. Se vorresti favorire, non dico tre, ma due numeri, non li gradiremo, no, scherzo. Io spero davvero che tu abbia profondamente ragione. Sui 22 punti io ci metto la firma, 22. Con 22 punti io credo che si possa fare, si possa arrivare in Champions, perché ci sono degli scontri diretti che riguardano gli altri che inevitabilmente perderanno punti, però non è facile, non pensiamo che sia facile fare 22 punti, perché è tosto, anche perché Inter e Lazio soprattutto rappresentano uno scoglio importante. Io ho usato una metafora ciclistica che tanto piacerà a Silver, parlando del Falco Savoldelli, no Silver? Grande discesista. Siamo quasi al Gran Premio della Montagna, però devi passare indenne Inter e Lazio e poi lì davvero puoi iniziare una grande discesa. Sì. Guarda che è la penultima. Sì. Sì, Carmine. Posso? La penultima partita, il Milan deve pareggiare con l'Atalanta. La Juve vince. È l'ultima giornata, Atalanta. La penultima, potete pareggiare a Firenze. Perché poi l'ultima giornata li vengono tutte e quattro. E arriverà a 8-2, sono sicuro proprio.
Se vince queste due Sei sicuro partite, male? Perché l'ultima lo giornata dico io, Milan-Atalanta. non ti preoccupare, E già ha no, è... passato l'angelo, non ti preoccupare. No, Carmine, hai sbagliato proprio il calendario. Cioè, non è Perché? che non mi fido del È pronostico. l'ultima. L'ultima. L'ultima è Il l'ultimo con Milan-Atalanta. Verona gioca. Il L'ultima. Napoli è il Milan con l'Atalanta, sì. È pareggio. Evito, Pareggio. vabbè. Ok. Mi fido. Comunque, se lasciano lavorare in Napoli in tanta pace, senza che i professori intellettuali cominciano ad attaccare, è una con un continuo proprio a quell'osipennio, io non ci posso pensare, l'hanno trattato come un brocco. Che cosa ne dici, Arthur? No, io Allora. sono d'accordissimo, Carmine, anche perché soprattutto non c'erano e non ci sono anche oggi gli elementi per avere un'idea definitiva su Osimhen. Lo trovo anche disonesto, secondo me, emettere un giudizio definitivo su questo ragazzo di cui abbiamo visto molto poco. Abbiamo visto una fase iniziale esplosiva. Io ricordo l'impatto avuto a Parma quando entrò all'esordio, la gara meravigliosa con l'Atalanta che resta la più bella giocata dal Napoli quest'anno, poi infortunio, Covid e tutto il resto, una condizione che andava trovata perché l'abbiamo visto nelle gare successive al ritorno, era chiaramente lontanissimo da una condizione ottimale, adesso si sta ritrovando, ma io ripeto Carmine, secondo me abbiamo visto solo una parte di Osimhen. Quindi questo Sì. ragazzo dobbiamo aspettarlo con grande calma, senza né esaltarci né buttarlo giù, lasciandolo crescere. Ma il piano del Napoli era questo, Carmine, perché quando tu vai a rinnovare il contratto di Mertens per 2 anni, vuoi tutelare anche l'investimento Osimhen. Invece qui a Napoli andiamo tutti di fretta, dopo uno stop sbagliato, sento dire che Osimhen non sa giocare a calcio, che deve cambiare sport, robe Sì. onestamente che fanno arrossire chi le ascolta, e dovrebbero fare lo stile chi le dice soprattutto. Carmine, ti saluto. L'ultima domanda. Secondo te l'Inter viene a Napoli, non viene ad attaccare, viene a No. contenere la partita, Come sempre. sicuramente. Come sempre. Aspetti il Napoli che fa la partita e dobbiamo stare attenti ai contropiedi. Poi il Napoli ce la può fare. Sei convinto? Sì. Buona e tanti saluti. Ciao Carmine, grazie. Sì. Ma d'altronde l'Inter è quello, eh. Cioè, l'Inter di Conte è quello. E bisogna stare molto attenti. Ieri è stata una bellissima lettura da parte di Ciccio Montervino sulla pericolosità dell'Inter, sulle caratteristiche che ha l'Inter di gioco e sugli errori che il Napoli non dovrà commettere. Comunque, ma cosa ha combinato Gasperini? Una cosa tipicamente juventina ha fatto. Sì, praticamente ha interrotto quasi un test antidoping a sorpresa per completare l'allenamento. Come al solito, questa tendenza a sentirsi superiore ai regolamenti Quelle potrebbe passare reminiscenze, gara, quelle. anche perché sì, Gasperini nell'animo è sicuramente, come dire, ha degli echi bianconeri nel suo cervello e evidentemente. E si è fatto un po' prendere da quegli echi, però Silvio, questa è una situazione che va comunque chiarita, perché Ha insultato l'ispettore dell'antidoping, ha combinato un casino. Rischia il deferimento e potrebbe, dovesse esserci, saltare la finale di Coppa Italia. sì, io credo che sia il minimo, Silvio. Onestamente, se la cava pure bene se va solo così, perché comunque è qualcosa di grave, onestamente, anche senza precedenti, onestamente, nella storia del calcio italiano, che uno vada a intromettersi su un test antidoping a sorpresa. È incredibile, assurdo, è assurdo. Vabbè, fermiamoci, break pubblicitario, poi di rientro avremo anche Tony e in nostra compagnia. Pubblicità. Ed eccoci, rientriamo in diretta. Voglio salutare Maurizio Zaccone che sorride a proposito della schermaglia da mettere in onda. Arturo, alla fine abbiamo sempre optato per la schermata, ma va così, tutto può succedere, eh? Tutto assolutamente può succedere. Non sento Arturo, ragazzi. Io vi sento Ah, benissimo. ora sì, ora sì. No, dico saluto Maurizio che oggi ci siamo sentiti anche. Grande, grande Maurizio Zaccone, ideatore assieme a me, diciamo, abbiamo fatto 50-50 nella realizzazione, nell'elaborazione di questo premio scudetto per il troll più straordinario delle frequenze Io social.
Io vorrei poi presenziare quando ci sarà l'assegnazione Ma del premio. ci sono dei campioni immensi, Sì. veramente campioni straordinari del mondo troll. Lo seguo con grande passione. Andiamo in redazione. Caro direttore, come stai? Buonasera. È Buonasera, abbastanza, perché è meglio che in questo periodo non ci sbilanciamo vero, è tanto. vero, è vero. Senti, Tony, a parte oggi ti ho relazionato proprio in tempo reale sul traffico, ormai sull'impossibilità di percorrere l'autostrada del sole. Ci sono tutte le ragioni, ci sono tantissime difficoltà aumentate dalle prese di posizione, purtroppo è così, porta anche questo, la pandemia, alle difficoltà vere, reali, profonde di tante persone. Sì, le proteste sono più che giustificabili, i casi sono veramente dei casi che sfiorano il disagio più totale, però io parto dall'idea che la protesta deve entrare sempre nelle regole, perché non esiste una democrazia con la libera protesta. Allora, insomma, bloccare comunque un'autostrada significa, al di là del disagio che si può provocare agli automobilisti, significa fermare per un certo periodo una buona parte dell'economia, ritardare consegne e via dicendo. Io credo che le ragioni siano comprensibili, su questo non c'è ombra di dubbio, però è anche vero che bisogna ribadire un concetto che se la situazione del paese ritorna a essere una situazione di sanità guarita, usiamo questo Sì. termine, se siamo guariti allora si può parlare di un'economia sana, altrimenti faremo sempre questo, faremo la rincorsa ad essere in un momento magari favorevole e poi magari peggioriamo. Gli esempi sono tanti, c'è l'esempio della Sardegna, che è stata dichiarata zona bianca per un certo periodo di tempo, e zona bianca non significava liberi tutti, e invece è stato liberi tutti, ed oggi è una situazione per cui è chiusa, è zona rossa, insomma. Su questo bisogna riflettere, le ragioni dei singoli sono assolutamente comprensibili e i ristori del governo devono arrivare precisi e puntuali, ma non si può chiedere assolutamente in un momento del genere di riaprire tutto come se non fosse accaduto niente. Assolutamente. E pensare che oggi volevo stupirti con la mia puntualità. Vabbè, sarà per domani. Senti, Tony, mi hai aggiornato poco fa a proposito dell'ok dal governo per gli europei a Roma con stadi aperti al 25%, che era un po' quello che chiedeva anche un telespettatore, ci chiedeva di farci promotori di una linea del genere. Poi alla fine. C'è sempre questa doppia faccia, no? Della realtà, le difficoltà da un lato che tocchiamo con mano quotidiane, abbiamo fatto il riferimento alla protesta, poi l'aspirazione ad un mondo sportivo calcistico che recuperi il fascino della presenza fisica negli stadi. Ecco, io su questo sono convinto che il governo, nella fattispecie la sottosegretaria Vezzali e il premier Draghi, abbiano delle assolute certezze per ciò che riguarda la nostra situazione a giugno, anche se certezze a 2 mesi, da un punto di vista scientifico non ne ho mai sentito parlare. Non fosse così, sarebbero solo delle situazioni divinatorie, oppure situazioni che servono a strizzare l'occhio magari alla popolazione per farla stare più tranquilla e serena. Io spero assolutamente che per giugno la situazione sia totalmente diversa, che ci si avvii verso un'estate abbastanza normale, che io per primo non ce la faccio più, ma come molte, tante persone. Ma se non dovesse essere ancora così, avremmo fatto un passo più lungo della gamba. Magari bisognerà fare una retromarcia, perché è anche vero che se si consente la riapertura degli stadi al 25%, e non è lo stadio il luogo di contagio, ma è la mobilità che si crea per un evento del genere, pensando che 20.000 persone si possono spostare a vedere 3 partite dell'Europeo, e allora bisognerà anche aprire i ristoranti, perché poi non è giusto che non siano aperti i ristoranti, bisognerà aprire le palestre, perché poi sarebbe inspiegabile perché le palestre non sono aperte. Io spero che ci sia un dato scientifico, un'analisi statistica e matematica a lungo termine che consente di aver fatto una mossa del genere, perché non fosse così sarebbe solo un azzardo. E veniamo al TG che tra pochissimo, tra meno di un quarto d'ora, in onda, ti chiedo soltanto della copertina, Tony. La copertina riguarda le scuole, perché la riapertura delle scuole ha provocato già dei cluster, sia a Napoli, dei focolai, sia a Napoli che in provincia, per cui alcune scuole hanno limitato la presenza, alcune classi sono in quarantena.
considerando che le superiori sono ancora fuori da questo discorso, che creano più mobilità e più assembramento. Insomma, i rischi sono sempre quelli. Siamo davanti a una situazione che è difficile, resa ancora più difficile oggi dal blocco dei vaccini Johnson & Johnson da parte della Food and Drug Administration americana, che è l'ente preposto a quello che è il controllo della farmaceutica e quindi dei vaccini, perché ci sono dei casi da analizzare, dei casi sospetti. Johnson & Johnson avrebbe aperto le porte alle farmacie per quanto riguarda la vaccinazione, perché un monodose si fa una sola volta. Insomma, i problemi purtroppo non mancano. Detto con grande sincerità, noi non vorremmo più parlare di Covid, vorremmo parlare di tante altre cose. È vero, assolutamente così. Tony, grazie, appuntamento tra poco col TG. Tra poco, grazie e un saluto al nostro uomo sondaggi, Arturo Minervini. Ciao Tony, grazie. Ciao. Ciao Arthur. Tony, Ciao. aspiro, Bruno Vespa mi sta cercando, vuole. Ma te lo auguriamo. Te lo auguriamo. No, ricorderete, no? Mannheimer che andava Come sempre no? da Vespa, fantastico. Senti Arthur, per salutare anche te, determinanti le due in casa? È importantissime, Silvia, importantissime. Io te lo dico, firmerei per i 4 punti. Quella che secondo me fare 4 punti con Inter e Lazio vorrebbe dire comunque mettersi in una posizione, come dicevo prima, di poter affrontare poi le ultime 7, con lo slancio giusto, avendo un calendario migliore rispetto alle altre. Sarebbe davvero importante. Chiaramente 6 punti. Magari, però già farne 4 vorrebbe dire tanto. Non vincerne nessuna delle due, anche con 2 pareggi, andrebbe a complicare di molto la situazione. Silver, ma è chiaro, no? Questo lo sappiamo. E qui dovrà essere molto bravo Gattuso a gestire anche bene le energie, perché c'è l'Inter domenica sera e la Lazio giovedì. Quindi massima attenzione anche nelle scelte iniziali, nei cambi. Bisognerà gestire quelle energie al meglio. Arturo, grazie. A domani. Ciao, Ciao Silvera, a domani. grazie ad Arturo Minervini e ci apprestiamo a raggiungere via Skype Italia Mele per le sue considerazioni. Ci ricorderà che gli allenamenti riprenderanno domani, quindi anche questa serenità ritrovata di casa Napoli, che arriva sempre con i risultati, amici miei, lo si vede dalla decisione, lo si capisce ulteriormente dalla decisione di Gattuso di concedere 2 giorni di riposo alla squadra per poi riprendere in vista dell'Inter. Giuseppe Di Palma intanto ha la sua spiegazione. Scrive: dietro la decisione del governo all'apertura dello stadio al 25% c'è solo l'interesse a non fare una pessima figura con la UEFA, dove vige esclusivamente l'interesse economico. Questa è la chiave di lettura del nostro amico Giuseppe. Va bene, andiamo da Italia o al telefono? Ah, telefono Italia, e allora consentitemelo. Buonasera Italia. Buonasera Silver, a te e a tutti i telespettatori di Canale 8. In grande forma, molto distesa, il Napoli vince e quindi il riverbero è molto positivo anche sulla mia grande amica, nonché sorella acquisita. Al telefono vediamo chi c'è, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, sono Gennaro. Ciao Ah, Gennaro, ti ascoltiamo. presente, volevo, approfittando anche che c'è la dottoressa Mele, Sì. volevo fare un piccolo richiamo a voi della redazione. Ma non Meno male. per qualcosa di calcio non voglio parlare perché ne sento già abbastanza. Volevo vedere una cosa, voi invitate nelle vostre trasmissioni, specialmente la domenica e lunedì, delle signore che vengono in trasmissione e devono stare sedute su un cubo. Io ho visto domenica la vostra trasmissione con la signora Mele, a un certo punto stanca nella schiena, si vedeva. Allungava il braccio dietro per stare un po' più comodo. Mettetela qualche poltroncina per queste donne. Sono 3 donne che stanno lì a spezzarsi la schiena senza un poggiabraccio, senza niente. Non riesco a capire come si fa ad ospitare delle persone sopra un cubo. Io sono Gennaro. seduto sopra una sedia, sono un pensionato, sono sopra una sedia e mi stanco. Immagino un po' che Ti sei la signora. immedesimato, ti sei immedesimato. Sì, no, mi sono immedesimato perché mi dispiace che anche la signora incinta, come si chiama? Come si chiama Yolanda. la signora? A Yolanda Cariente, sì.
E io seguivo tanto a Sport Italia, poi non seguo più da che è andata via lei. Comunque mi dispiace vederla così, che deve stare, non si può appoggiare, non può appoggiare un braccio. È una cosa così, da spettatore così, per le signore. Una poltroncina non fa male, eh? Va bene, Gennaro, raccolgo... Sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, anche se poi... un bacione a tutti quanti. Ciao, ciao, Gennaro. È stato un richiamo, è una cosa... Gennaro, non ti preoccupare. La vostra trasmissione. Non ti preoccupare. Dovrei vedere la signora dottoressa Mele seduta su una poltrona. Ciao Gennaro, ciao. Volevo, mi scusi un attimo solo, sì. Volevo dire alla signora Mele, io sono quel signore che mia figlia ha parlato, dove lei è andata a comprare un qualcosa e disse mi faccia telefonare qualche volta la domenica quando siamo in trasmissione. Ah, perfetto. Se ti ricorda, un negozio di... Ma sicuramente. Di Gennaro, buona serata, ciao, ciao, ciao. Grazie. Ma diciamo la verità, vogliamo dire la verità? Noi siamo abituati a dire la verità. Gennaro è l'ortopedico d'Italia, su. No, ora lo devi dire, no. No, no, non è il mio ortopedico, assolutamente. E comunque è un pensiero carino per noi sicuramente, quindi lo ringraziamo. Quello che conta è il contenuto, scusate il gioco di parole, e credo che i contenuti poi vadano oltre i cubi, le piramidi e i prismi. Comunque, insomma, va però bene. Però vedi, il telespettatore che si prende cura della sofferenza platealmente espressa, della fatica che viene fuori dallo studio televisivo, la passione, non la, sì, passione, sì. La passione amorevole, la passione... No, dai, però io siamo allenati, io mi alleno molto durante la settimana nonostante tutti i limiti che abbiamo e quindi cerchiamo di essere in forma il più possibile, va bene così, siamo abituati al sacrificio. Sono anche altri sacrifici ben più pesanti di questo. Oh, bene. Senti, Ida, ma domani si riprende a correre dalle parti di Castelvolturno? Sì, domani c'è l'appuntamento per ritornare tutti insieme a Castelvolturno, però dobbiamo anche dire che essendo un gruppo di giocatori estremamente coscienziosi, a qualcuno è andato anche oggi a Castelvolturno ad allenarsi per fare un po' di lavoro con terapisti o con anche proprio di allenamento. Per cui sono sempre presenti e sul pezzo, in particolare Maximovic e Di Lorenzo oggi hanno preferito comunque andare nel centro tecnico per allenarsi. Domani poi c'è il ritorno di tutti, ovviamente c'è sempre una grande attenzione alla valutazione degli eventuali contagi da parte della squadra, quindi tantissimi tamponi che vengono fatti di fatto un giorno sì e un altro no, quindi c'è una continuità da questo punto di vista straordinaria. Devo dire che poi il Napoli in generale è stata una delle società che al di là di accidenti capitati soprattutto in occasione delle nazionali è stata una delle società che secondo me ha gestito meglio in assoluto l'emergenza Covid, infatti poi fino ad oggi almeno i fatti hanno dato ragione, ma domani si troverà un gruppo che ricomincerà da dove aveva interrotto, quindi dai 3 punti conquistati a Genova e soprattutto dalla voglia di conquistarne quanti più possibili nelle prossime partite. Io devo dire, se vi posso riallacciare, vi ho seguito un po' in preascolto prima e devo dire che non me lo chiedi ma me la faccio da sola la domanda e mi do la risposta. Io credo che alla fine quello che si è dimostrato più chiaramente di tutto in questa stagione così complicata da parte del Napoli è stata una cosa, cioè che la squadra è sempre stata dalla parte di Gattuso in tutti, sì, i sensi, e sì, questa dimostrazione secondo me è anche la forza di un gruppo che al di là di tutto quello che accade intorno è riuscito comunque ad isolarsi. E fatemelo dire, non grazie al silenzio stampa, perché quella è un'altra delle aberrazioni di questa stagione. Io sono assolutamente contrario in generale, ma in particolare in un momento come questo, ma non dipende da noi, sono libere scelte di una società che può fare esattamente quello che vuole e quindi vanno soltanto accettate e rispettate le decisioni altrui. E comunque si è isolata da tutto il resto ed è riuscita ad andare avanti, pure in un contesto nel quale si sa perfettamente che nella prossima stagione questo allenatore non resterà più alla guida del Napoli, ma sono unitissimi,
uniti verso un obiettivo comune. Non è facile gestire una situazione del genere se non fai veramente della coesione la tua arma migliore, e devo dire che se questi ragazzi sono uniti così tanto intorno a Gattuso, al di là delle critiche giustissime che si devono muovere a chiunque, in particolare che si è anche meritato l'allenatore quest'anno, però credo che sia un valore aggiunto straordinario, un valore aggiunto che purtroppo, o per fortuna, chi lo può dire,